Per la rubrica settimanale Telecamere in classe, Letizia Cafiero è andata a vedere le attività degli alunni dell'Istituto Pergolesi di Pozzuoli. Oggi le nostre telecamere sono a Pozzuoli, all'Istituto Comprensivo Pergolesi. Oltre 1000 alunni, 4 plessi, questo è quello principale. Entriamo e andiamolo a conoscere insieme. Venite. Qui ci sta aspettando il dirigente scolastico, buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuta. Che particolarità ha questa scuola? La scuola è caratterizzata soprattutto per l'inclusione e l'accoglienza che è in grado di fornire ogni giorno, abbiamo molti bambini disabili e anche un bel livello di innovazione che è un altro nostro punto chiave come obiettivo. E all'interno di questo cerchiamo di mantenere un rapporto molto simbiotico nel territorio e che noi abbiamo questa fortuna, cioè di essere incastonati come una piccola gemma all'interno di uno stupendissimo scenario come quello dei Campi Flegrei, e il nostro obiettivo che ci siamo posti nell'ultima triennalità è quella di creare un museo attivo interattivo dei Campi Flegrei. I nostri locali ospiteranno in futuro un piccolo museo con tutti i prodotti dei nostri alunni e speriamo che questo possa essere anche il segno di questa forte interazione con il territorio di Pozzuoli e di Arco Felice. Benissimo, e allora come sempre noi andiamo dai ragazzi, qui ci sta aspettando Giorgia, il microfono a te. Grazie, buongiorno e benvenuti nella nostra scuola affacciata sul mare. La scuola è dedicata al musicista Giambattista Pergolesi e non è un caso che da noi le arti e la musica, come poi vedrete, sono il nostro fiore all'occhiello. Io sono Daniela e ora vi accompagneremo in un'aula di scuola primaria, precisamente una seconda, dove si tiene una lezione di coding, un'attività che noi impariamo da piccoli fino ad arrivare a programmare nei nostri laboratori di scuola secondaria. La Pixel Art è un'attività di coding con cui possiamo realizzare dei disegni colorando i quadretti, cioè i pixel. Il disegno si realizza leggendo un codice che ci dà una sequenza di istruzioni. Con la Pixel Art abbiamo realizzato i simboli del Natale, gli elementi dell'autunno, le maschere di Carnevale. Buongiorno, io sono una ragazza della seconda F, Francesca, e vi mostrerò mentre saliamo le scale alcuni dipinti su tela realizzati da ragazzi di questa scuola degli anni precedenti ma anche attuali. Molte di queste tele sono riproduzioni di artisti di epoche passate e del Novecento. Ad esempio questa tela è la riproduzione dell'Urlo di Edvard Munch ed è stata riprodotta da Andrea Zenga. Questa qua è la nostra aula di musica dove si allena o si esercita il nostro coro Concert Pergolesi. È un'orchestra di flauti dolci composta da circa 50 ragazzi di seconda e terza. La nostra orchestra, il Concert Pergolesi, partecipa tutti gli anni a concorsi regionali e nazionali aggiudicandosi quasi sempre un posto sul podio. Vorremmo fare un appello al maestro Muti riguardo al discorso che ha fatto di rimuovere il flauto dolce dalle scuole. Lei ha ragione, però noi non siamo flautini ma siamo flauti dolci e noi non siamo stonati ma siamo intonati e inoltre noi suoniamo anche canzoni classiche. Io sono Alessandra e sono di terza. Questo è il nostro laboratorio di ceramica dove creiamo molti manufatti. Voi che avete fatto? Noi abbiamo realizzato il laboratorio sui poemi epici, che inizia con l'Iliade, passando attraverso l'Odissea e finisce con l'Eneide. Noi abbiamo costruito un calendario che riguarda i siti archeologici di Pozzuoli, dove sottolineavamo leggende e frasi importanti. Questo è il nostro laboratorio di mosaico, dove abbiamo realizzato il Tempio di Serapide. Questo è il nostro laboratorio scientifico, dove ci divertiamo a fare degli esperimenti. Buongiorno, questo è il nostro laboratorio di informatica dove impariamo il coding. Questo è un robot programmato con dei sensori che quando incontra un ostacolo si ferma e si gira. Questo è il laboratorio di arte tecnico dove adesso vi spiegheremo cosa facciamo.
Come potete vedere, qui sono presenti vari lavori fatti in decoupage o anche per esempio delle maschere fatte in cartapesta o lavori fatti interamente in paillettes, e sono tutti lavori svolti da noi ragazzi. Questo bellissimo libro riguarda i campi Flegrei, si chiama Cenerentola 3.1. Se volete vedere tutto il lavoro completo potete andare sul nostro canale YouTube, ovvero il C4 Pergolesi. Dall'Istituto Pergolesi di Pozzuoli è tutto, linea allo studio.